Un job day di successo a Lecce, quello organizzato da Forum Formazione, grazie al progetto DESC selezionato e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale. Una prima tappa dove le partecipanti hanno potuto presentarsi alle aziende del territorio, a conclusione di un articolato percorso di formazione e accompagnamento al lavoro. Le officine Cantelmo sono state il palcoscenico dove oltre un centinaio di donne hanno incontrato numerose aziende. Un progetto bellissimo presentato da Forum Formazione, finanziato dal Fondo per la Repubblica Digitale, che sta coinvolgendo 100 donne nella fascia di età tra i 30 e i 54 anni, quindi una fascia di età di massima vulnerabilità lavorativa per le donne, dove difficilmente si riesce a conciliare la vita personale e familiare con un'attività lavorativa, per cui noi abbiamo supportato queste donne, stiamo supportando queste donne nella fase di formazione, una formazione orientata alla digitalizzazione, e le supportiamo creando una rete che consenta appunto di gestire gli impegni familiari con quelli della formazione e dell'inserimento lavorativo, perché oltre al percorso c'è lo sportello di supporto psicologico, lo sportello di supporto alla genitorialità, c'è il servizio di babysitting, per cui immaginate la tranquillità con cui queste donne vengono a fare formazione portando con sé i bambini e sapendo che ce li hanno nell'aula accanto e per qualsiasi necessità, qualsiasi esigenza sono tranquille, insomma, di averli vicini. C'è anche un'attività di coaching evolutivo, per cui hanno un coach che le aiuta in tutto il percorso di inserimento lavorativo e anche per far emergere quelle che sono le loro soft skills, che poi sono quelle qualità oggi più richieste dalle aziende. Questo progetto terminerà a maggio 2025 e ci aspettiamo, vista la presenza importante di aziende del territorio, che ci sia anche una concreta opportunità di inserimento lavorativo per queste donne, per cui siamo molto molto soddisfatte del lavoro che stiamo facendo. DESC è un progetto che rappresenta un esempio concreto di come la formazione possa essere uno strumento potente per promuovere l'uguaglianza di genere, l'occupazione e lo sviluppo economico del territorio. È un progetto importante per tutte le aziende radicate sul territorio salentino. Infatti Forum ci ha dato la possibilità di sostenere dei colloqui conoscitivi con delle donne qualificate e competenti, e ci ha dato anche la possibilità di selezionare e di assumere dei profili professionali con delle spiccate competenze digitali, che a dire il vero è difficile reperire oggi sul territorio. Ci parli della sua esperienza? Sì, a partecipare al Job Day oggi è stata una grande opportunità per poter presentare i nostri curriculum dopo aver fatto un percorso di un corso di 3 mesi, i nostri curriculum qui, e quindi avere una possibilità di lavoro in più a noi che siamo un po' di donne disagiate, diciamo, che partiamo dai 35 anni e non riusciamo a trovare un posto di lavoro, e grazie a loro lo stiamo trovando. E nell'arco di questa prima giornata si sono svolti non solo colloqui, ma anche workshop tematici. Esperti del settore hanno infatti affrontato temi di grande attualità, quali le agevolazioni per le nuove assunzioni del 2024 a cura del dottor Antonio Tinelli, consulente del lavoro, il ruolo della consigliera di parità e l'importanza della certificazione di genere per le aziende con la dottoressa Antonella Pappadà, consigliera di parità della provincia di Lecce, e ancora il futuro del lavoro in Puglia a cura della dottoressa Federica Centonze, psicologa ed esperta di politiche attive. E il ruolo della consigliera di parità è fondamentale nell'ambito del mondo del lavoro, perché si occupa proprio di prevenire e contrastare le discriminazioni sui luoghi di lavoro e verificare che la normativa sulle pari opportunità venga e sia rispettata. E con riferimento alla certificazione di genere, le aziende che sono obbligate a certificarsi con più di 50 dipendenti sono tenuti ad inviare alle consigliere di parità regionali il rapporto biennale sulla situazione del personale,
e quindi la consigliera di parità ha un ruolo importante perché deve verificare se i requisiti, diciamo, che l'azienda ha indicato per poter ottenere la certificazione di genere siano stati mantenuti e quindi possa poter poi agevolare, ottenere l'azienda di tutte le agevolazioni premiali e fiscali che vengono concesse con la certificazione di genere. Diverse inoltre le aziende presenti in questa prima giornata e diverse le figure ricercate. Siamo qui con Blocky, che è il nostro brand che si occupa di software, quindi una software house con focus nell'ambito blockchain, e Mixer Digital, che invece è la nostra digital agency. Stiamo cercando nello specifico un creative copywriter e art director, ma siamo anche aperti per le figure di graphic designer, web developer e account executive, che sarebbe il classico commerciale. Nei prossimi mesi cercheremo circa 4-5 figure, quindi siamo qua per raccogliere curriculum, incontrare persone, spiegare chi siamo e che cosa facciamo. Quali sono le caratteristiche che state cercando? Allora, non siamo concentrati sul cercare candidati con tanta esperienza, ma quello che cerchiamo è l'attitudine giusta, quindi voglia di fare, talento, creatività e capacità relazionali, intraprendenza. Una persona che ha meno esperienza ma un'ottima attitudine viene sicuramente preferita a una persona con tantissima esperienza ma l'attitudine sbagliata. Le figure che noi ricerchiamo, essendo una società prettamente informatica, sono quindi figure collegate sicuramente all'aspetto IT, quindi cerchiamo sicuramente persone lato proprio operativo, quindi parliamo di sviluppatori front-end, sviluppatori back-end, ma ricerchiamo anche figure lato un po' più diciamo supporto alle persone, alla clientela, quali ad esempio figure da help desk per i nostri clienti, che sono principalmente clienti in ambito bancario. Stiamo cercando nello specifico delle persone profilate che lavorino sul web, che quindi siano in grado di realizzare portali web piuttosto che lavorare e gestire le nostre pagine social, che ormai insomma sono necessarie al giorno d'oggi. Attualmente le figure che stiamo cercando sono principalmente dell'assistenza clienti e magazzinieri, questo perché comunque è un'azienda in continua espansione e questo ci permette oggi, essendo qui, di continuare questo percorso di crescita, soprattutto stando a contatto con i nostri, diciamo, principali candidati.